Sì, il tema è rappresentazioni e rappresentanza rispetto al mezzogiorno e naturalmente diciamo il primo tema che è già emerso è quello dell'assenza assoluta del tema del mezzogiorno sia dall'agenda politica, quindi sia dal versante delle rappresentazioni, dell'immaginario politico, dell'agenda politica, sia nella dimensione della rappresentanza, e cioè quali sono quelle parti politiche, quelle elite politiche, quelle forze politiche che impugnano la questione meridionale. O che portano avanti temi e questioni che riguardano le condizioni che si vivono al sud. Non ci sono, cioè abbiamo un vuoto su tutti e due i versanti, no? Rappresentazione e rappresentanza. E da questo punto di vista il sud è come se fosse un po' una metafora, diciamo, di cose che succedono in Italia in generale, cioè l'esclusione dall'agenda politica di alcune tematiche, il mezzogiorno, ma per esempio questa cosa succede tantissimo col tema del lavoro, che di fatto non esiste politicamente. E tutti noi sappiamo che la più grande operazione politica che si può fare è escludere un tema dall'agenda politica. Quella è l'operazione politica massima, no? Così come escluderlo dalla rappresentanza politica, quindi dal perimetro della politica, toglierlo. Per cui il Sud subisce queste due cose che, diciamo, riguardano poi anche l'Italia in generale e i temi della sinistra. Anche la sinistra è fuori dall'agenda politica ed è sostanzialmente fuori dalla rappresentanza politica. Quindi c'è anche una specie di gemellanza, diciamo così, tra mezzogiorno e sinistra, che per certi versi subiscono la stessa assenza. Allora, secondo me il tema è cosa possiamo fare noi o provare a fare noi per reinserire il tema del mezzogiorno nell'agenda politica e nella rappresentanza politica. Io penso che tra le tante cose che si possono fare, alcune sono state dette, le lotte, le mobilitazioni territoriali, eccetera, c'è anche la possibilità, secondo me, di usare in questo senso le elezioni politiche del 2023, per cui ci stiamo preparando, no? Credo che dovremmo mettere nelle elezioni politiche del 2023 e nel tentativo che faremo in quel senso il Sud e il Mezzogiorno assolutamente al centro, non soltanto per una questione di giustizia, ma anche per il fatto che è una parte molto importante del paese. Secondo me c'è da fare, da questo punto di vista, prima di tutto un'operazione di discorso politico nostro, credo, no? Cioè, quando tu vuoi provare a impugnare politicamente una questione, e questa è una questione gigantesca, che appunto è assolutamente incredibile che sia stata espulsa così dal dibattito politico, c'è un tema di discorso, cioè come ne parli. A me sembra che storicamente, quando la questione di esclusione o sofferenza di specifici territori o nazioni addirittura dal tema della rappresentazione, della rappresentanza politica, è stata fatta, si è fatta sempre un'operazione, si fa sempre un'operazione. Una critica fortissima dell'elite da parte nostra, in questo caso elite nazionali ed elite internazionali, che tengono, diciamo così, quasi da sempre il Mezzogiorno in una condizione di minorità subordinata, quindi sono le elite in questo caso del nord, industriali anche, ma nello stesso tempo dobbiamo fare un discorso molto critico, direi quasi spietato, verso le elite interne, cioè le elite politiche del sud. Secondo me, da questo punto di vista, noi dobbiamo iniziare o ricominciare ad avere un linguaggio assolutamente anti-establishment, anche molto aggressivo, verso quelle classi dirigenti del Sud che, diciamo, conniventi, la parola connivenza è già emersa, con le classi dirigenti nazionali e internazionali, continuano a tenere il Sud in questa condizione, diciamo così, consapevolmente e volontariamente. C'è da essere abbastanza, secondo me, anche brutali da questo punto di vista. Diciamo che al nostro interno c'è qualcuno che lo sa fare, quindi secondo me dobbiamo farlo. Un discorso di assoluta critica anti-establishment, che non abbia, diciamo così, né santi né religioni né pudori eccessivi. La seconda cosa, qualcuno lo diceva, fare inchiesta, secondo me studiare bene, diciamo, sicuramente lo fa il Laboratorio Sud, lo fanno diverse delle persone e delle soggettività che stanno intervenendo ieri e oggi, le condizioni del Sud, però per arrivare a circoscrivere alcune questioni chiave da usare poi politicamente, che riguardano il Meridione. E le questioni chiave, secondo me, sono sempre questioni che riguardano la maggioranza sociale di una popolazione, no? Quindi non questioni di nicchia, o che riguardano minoranze, ma che possono parlare alla complessità di una popolazione, di una cittadinanza, in questo caso meridionale. E per quanto riguarda il Sud, le stiamo dicendo, le state dicendo, le questioni sono abbastanza evidenti, no? In primo luogo c'è una questione di emigrazione che riprende fortissima, emigrazione molto giovanile, emigrazione spesso qualificata, quindi laureati, persone che vanno fuori a studiare, ma non più solo qualificata, il che è più grave.
perché stanno crescendo anche i semplici diplomati che se ne vanno da sud per cercare posti di lavoro, opportunità di lavoro generiche, cioè non qualificate. Vuol dire che il fenomeno sta ricominciando ad avere una grandissima ampiezza e sappiamo benissimo, per chi è del sud, ha origini al sud o conosce il sud, che l'immigrazione di un ragazzo e di una ragazza riguarda intere famiglie, oltre che la perdita di opportunità e di conoscenze per tutto il meridione, no? Quindi poter lanciare a queste famiglie e a questi ragazzi e a queste ragazze il messaggio che noi siamo la parte politica che lavora perché tu non sia obbligato a partire, poi naturalmente se è una scelta, benissimo, però nessuno deve essere obbligato a partire, a lasciare la sua terra, la sua famiglia, i suoi amici, eccetera, eccetera, credo che debba essere un messaggio politico forte da parte nostra. Ovviamente il secondo tema è l'assenza di opportunità lavorative di vita. Il terzo è la sofferenza sociale vastissima. Noi come Cantiere delle Idee, un po' di inchiesta l'avevamo fatta al centro-sud in un libro che si chiamava Popolo Chi, e le interviste che facevamo con abitanti di quartieri popolari del centro-sud erano impressionanti, proprio per la sofferenza sociale che riguardava, direi, tutti gli aspetti della vita. Quindi non soltanto il lavoro, il reddito, ma anche la casa, i servizi sociali, i servizi pubblici, le relazioni, il rapporto con le istituzioni, tutto. L'altro tema è quindi l'assenza dello Stato, proprio la non visibilità dello Stato al Sud e la mancanza di servizi pubblici universalistici di qualità, scuola, sanità, istruzione, eccetera. Un minuto. Territorio e paesaggio, ovviamente, e la questione reddito. Adesso l'altro ieri è stato votato, contrari solo Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, il provvedimento che sapete che di fatto depotenzia completamente il reddito di cittadinanza, no? Allora, era la bandiera del Movimento 5 Stelle. Conte non sta impugnando più neanche questa, credo che non riesca più a impugnare niente, prendiamocela questa cosa. E l'altro tema è l'altro grande scomparso, anche qua incredibile, che è quello della criminalità organizzata. Il fatto che non si dica più mafia in Italia, in nessun dibattito pubblico, è gravissimo non solo perché non se ne parla, ma perché quando non se ne parla vuol dire che le cose per la mafia, diciamo mafia per dire tutte le forme di criminalità organizzata, vanno benissimo. E vuol dire che l'intreccio tra dimensione illegale e dimensione legale è particolarmente armonica, funziona troppo bene, quindi non c'è bisogno di parlare. Allora, proviamo a impugnare tutte queste cose per costruire anche verso le elezioni del 2023 un grande progetto d'Italia e all'interno di un progetto d'Italia un grande progetto di Mezzogiorno, soprattutto perché politicamente funzioni quando riesci a diventare, diciamo così, il paladino di questioni di cui non parla nessuno. Visto che di Mezzogiorno non parla nessuno, se riusciamo a mettere insieme un progetto che sia credibile, che parli alla maggioranza della popolazione meridionale, non soltanto sui suoi problemi, ma anche sulle sue possibilità, diciamo, non solo il sud delle sfighe, diciamo così, ma anche il sud di una buona modernizzazione. Sappiamo che modernizzazione è una parola ambigua, però tra di noi ci capiamo quando diciamo buona, e quindi tutta incentrata sulla giustizia ambientale e sulla giustizia sociale. Forse possiamo, diciamo, occupare uno spazio che adesso è totalmente vuoto e provare a reinserire questo tema dentro le rappresentazioni e la rappresentanza. Grazie Loris. Grazie mille.